La fotografia è un ricordo fisico che ti rimane. Per me la fotografia è una forma di esprimere le nostre emozioni, le nostre pensieri. La fotografia per me è un potenziale portale spazio-temporale. La fotografia per me è, come tutta l'arte, un'opportunità per esprimersi. Allora, in questa occasione di Altri Sguardi anche abbiamo avuto l'opportunità di fare un esercizio creativo tra noi e di riuscire a capire un po' l'anima delle persone attraverso la fotografia. Un po' in questo caso la fotografia è stata un'opportunità di avvicinarsi ai nostri colleghi o alle persone che abbiamo trovato in questo corso. Io sono Matthew, vengo dalla città di Bogotà, Colombia, e lavoro un po' nel campo dell'arte qua in Venezia, per decisione propria anche lavoro e vivo qua. Allora, Altri Sguardi è stato un laboratorio creativo molto bello, diciamo che sono queste opportunità che ti danno un po' la sensazione di che c'entri davvero in un campo, per esempio artistico in questo caso, e abbiamo fatto diverse attività di mediazione culturale un po' tra noi che siamo migranti, un po' era imparare attraverso fare l'esperienza. Questa mia esperienza di tutto quello che ho imparato in Italia, cerco di condividerlo con gli altri. Ho fondato infatti un'associazione che si chiama Integrart e cerchiamo attraverso l'arte, fotografia, pittura, scrittura, eccetera, di coinvolgere i nuovi migranti e quelli vecchi. Io praticamente sto imparando tanto perché a parte di condividere la mia esperienza, cioè Altro Sguardo mi dà proprio la libertà di cercare di capire gli altri, di cercare di parlare senza problemi. Io mi chiamo Mustafa Runa e vengo dal Togo, ho vissuto Altri Sguardi e sto cercando di condividere con le persone diverse di me. La mia esperienza come tutor questo anno è stata bellissima perché mi sono permessa o il progetto mi ha permesso di poter collegarmi. Mi sono resa conto che a volte non è importante il colore della nostra pelle o la lingua che parliamo. Lo più importante è la traccia che lasciamo noi dietro le nostre esperienze, le nostre storie e le nostre conoscenze. Mi chiamo Andrea, vengo dal Venezuela e l'anno scorso ho partecipato in Altri Sguardi come partecipante. Questo anno lo sto facendo come tutor. La mia esperienza, quella che mi è piaciuta di più, è stata quella di essere lasciata libera di seguire la mostra in base alla mia curiosità, che era quella che mi muoveva, di capire se il fotografo aveva colto con la sua lente degli angoli da me conosciuti. Ecco, cercavo questi posti che io conoscevo. Il mio nome è Amparito Moreno, vengo dalla città di Guayaquil, Ecuador, Sud America. E di mestiere faccio la docente di conversazione in spagnolo nei licei linguistici. E una di quelle attività molto interessanti è stato scegliere una foto della mostra dopo andare al posto dove avevamo scelto e vederlo noi con la nostra esperienza di vita e forse attraverso i nostri occhi. Mi chiamo Anna, sono italiana.
Questo è il quarto anno che lavoro a Palazzo Grassi ed è il secondo che partecipo all'attività Altri Sguardi come tutor. Quello che le fotografie di Peliti mostrano è una Venezia quasi asettica, vuota, priva di ombre e di contrasti, molto diversa da quello che noi siamo abituati a vedere. E quindi andare sul posto durante il giorno con le persone, i gabbiani e tutto quello che succede in giro per la città è stato un momento di riscoprire quel luogo visto in fotografia in maniera diversa, appunto con proprio le percezioni personali di ognuno. La mia aspettativa per l'evento finale di questo anno è poter vedere ai visitatori sfruttare della mostra o del giro dei ragazzi. E adesso inizieremo il giro nella mostra di Iper Venezia, che è un progetto di Mario Peliti, dove potete vedere delle fotografie di Venezia dal 2006 fino a questo estate scorso. Bene, e dopo aver osservato tutte queste fotografie, che sono sempre tante, in realtà mi sono piaciute di più di una, no? Ho dovuto scegliere giustamente una, la più significativa. Ma non so se sia perché sia stata la prima stanza che mi ha colpito di più, mi ha colpito questa foto che si chiama Campo Manin. Mi ha colpito questa foto perché mi ha disturbato un po' questa mancanza di armonia sul contesto, no? Questo edificio che è stato costruito per una banca e mi ha colpito il fatto che qua c'è un edificio storico e qui davanti c'era un altro tipo di architettura, di struttura moderna, anche questa, che presentava probabilmente in un momento di votazioni, di elezioni della città. Allora mi è sembrato, intanto la protesta dei veneziani l'ho vista qui, dove si manifestavano, su queste pubblicità dei politici. Poi ho pensato, ma perché a Venezia un edificio così moderno che stonava completamente? E quindi questa era la Venezia da salvare per me. Penso che le mie aspettative rispetto all'evento finale è far capire alla gente un po' come è la nostra esperienza di vita qua. È vero che quando la gente sempre pensa in migrazione e pensa, non lo so, nella catastrofe sempre di che siamo qua un po' perché abbiamo abbandonato il nostro paese per qualche motivo in particolare. Penso che è importante che la gente capisca un po' questa realtà e come questa realtà anche fa parte della sua propria realtà, come siamo tutti abitando lo stesso posto. Allora, io ho preso questa foto come riferimento al mio sguardo, che è la chiesa di San Moisè. Ho la facciata della chiesa di San Moisè, che praticamente, anche se era un posto che aveva riconosciuto nella mostra, non l'ho visto mai scoperto, perché da quando sono arrivato sempre è stato coperto, però secondo me, o secondo il mio sguardo, è stato degradato. E il modo come lo coprono all'inizio era tipo l'impalcatura con tutta la facciata della chiesa o il disegno, e dopo hanno iniziato a mettere della pubblicità un po' discreta e dopo molto più pesante, tipo, questo mi ha fatto riflettere sul successo di che ci sono un sacco di chiese, in speciale, che vengono coperte di pubblicità adesso, un po' parlando con amici, con gente del posto, veneziani, ho capito che un po' mantenere questi monumenti è un tema che si trova in crisi in questo momento, perché diciamo la gente adesso non fa le stesse offrende alla chiesa. Allora mantenere questo posto lo fanno attraverso le grandi brand che pagano per fare un po' il restauro di queste facciate. Io quando ho conosciuto Venezia era il primo luogo che sono andato a visitare con il mio collega di lavoro. Siamo venuti
venuti a Venezia a lavorare, poi lui mi parlava di pesce, che si vendeva pesce buono, tutto il cibo, allora ho deciso di andare a visitare. Allora, questo posto a me mi è piaciuto tantissimo perché c'è, dà un po' di isolamento, un po' di buio. A me da piccolo, cioè, quando non va tutto bene, io entravo in camera e spegnevo tutto e stavo da solo al buio. Accendevo solo TV, che era bianco e nero, in stanza mia, e mi piaceva tantissimo. E questo isolamento mi ricorda tantissimo perché dà un po' di isolamento, un po' di buio e il silenzio quando non c'è nessuno lì. E, diciamo che ho scelto una fotografia, dopo magari vi potete avvicinare e vedere bene, che è questa foto qui. È una foto dell'isola della Giudecca, che dove ci sono le costruzioni, praticamente un cantiere. Allora, perché ho scelto questa foto? Non perché tra Belgrado e Venezia non ci siano, insomma, delle somiglianze nei palazzi belli, perché ce ne sono. Però ho pensato al cantiere come un posto dove si ricostruisce, no? Si ricostruisce tutto. Dunque, Venezia, che è una città meravigliosa, che poi quando viene rovinata, eccetera, bisogna ricostruirla. Un paese come il mio, che non c'è più, una volta distrutto bisogna ricostruirlo, e quindi è un cantiere. E ci ringraziamo per essere stati qua. Grazie mille. E questo è lo più bello di questo progetto di Altisguardo, che ci permette di esprimere le nostre esperienze, le nostre storie. Comunicare il fatto che l'arte può aiutarci a vivere meglio. Perché sveglia in noi la sensibilità più profonda e tutti siamo dotati di questo, ecco. Per me Alti Sguardi è un progetto che finalmente utilizza il museo come luogo veramente di incontro. Questo non solo è il nostro sguardo come migranti, sino come è lo sguardo di tutti. È importante per me che la gente capisca il nostro contributo forse a questa società e alla diversità di Venezia.